lui o non è lui? Allora, siamo qui a Monte Carlo con Ezio Greggio per il 17° Festival della Comédie. Ciao Ezio, come va? Tutto bene, direi. Distanza? Ci siamo, distanza è un metro ecco, abbondante, non quindi cominciamo abbiamo con le polemiche, misurato. l'abbiamo misurata prima, è mezz'ora che siamo qui che E proviamo poi ci qui. parliamo di qua. Esatto, così, direttamente, non ci guardiamo neanche, Ezio. Allora, partiamo dalla prima domanda, l'importanza di essere qui, il festival doveva essere aprile, poi a luglio, adesso finalmente a ottobre ci siamo. Beh, è veramente importante per noi e credo anche un messaggio in generale che mandiamo verso il mondo di continuità del festival, che il cinema vive, che deve continuare a mandarci le sue proposte, le sue storie e dobbiamo continuare ad andare al cinema. Aprile era impensabile fare la manifestazione, eravamo in pieno lockdown, abbiamo cercato poi di spostarci a luglio, ma c'erano ancora un sacco di problemi. Finalmente a ottobre ce l'abbiamo fatta. Osservando tutte quelle norme che, e questo secondo me è anche una specie di prova che abbiamo fatto, osservando tutte le norme si può andare al cinema tranquillamente, cioè se si va in Esatto. fila, distanziati, ti misurano la febbre, ormai ci sono apparecchiature che ti affacciano, le misurano in automatico, senza avere l'omino che sembra che ti spari in fronte. È quello che diciamo che Venezia è stata un po' una prova, no? Per far capire che si Assolutamente. può fare, si può andare avanti, si deve andare avanti. E arrivati a questo punto, però, la mia domanda è: tu hai cominciato nel 2001, non come uno scherzo, perché era già una cosa seria, anche se è una commedia. Però, insomma, il festival si sa, si inizia e poi non si sa dove si va a finire. Siamo qui al 17° anno e il Festival della Comédie è una realtà, possiamo dirlo. Ma io direi di sì, poi sai, hai anche visto quest'anno la qualità dei film che ci sono arrivati, abbiamo fatto due anteprime, una mondiale che è Comeback Trail, e quando gli americani ti mandano in anteprima una commedia con De Niro, Morgan Freeman, Tommy Tommy Lee Lee Jones, Jones, Zach Braff, Daniel. insomma, regia di George Gallo vuol dire che un po' di stima all'estero te la sei guadagnata in questi anni. E penso che veramente ormai il nostro festival abbia una collocazione precisa nell'ambito dei grandi festival di cinema. Il fatto della sua unicità, perché noi facciamo solo Commedia. commedie e quindi non diamo spazio ad altre tipologie di film, ci dà una connotazione ancora più forte, e poi anche la qualità delle giurie, i presidenti che abbiamo avuto. Se pensi che negli ultimi anni, quest'anno in Vallelonga il premio Oscar Oscar di di Green Book, Green Book. e poi abbiamo avuto Gusturiz, abbiamo avuto Lelouch, John Landis, Storaro, in passato Ettore Scola, Monicelli, Monicelli che insomma, avviò tutto con te poi, avviò no? tutto con E me, poi è fu una rimasto il spinta, padrino, no? Da lassù. fu presidente onorario. Poi ogni volta io lo invitavo, lui ovviamente veniva, era contento di stare qua, e ogni volta all'improvviso lo chiamavo, lo premiavo. E lui ogni volta mi diceva: "Ma di nuovo, ma mi hai già premiato l'anno scorso, non sono sufficienti i premi da dare a te." E questa cosa faceva veramente ridere. Un'altra situazione che ti racconto molto divertente: stavamo al Grimaldi Forum, stavamo parlando, saliamo sulla scala mobile, per fortuna ero dietro di lui, un passo dietro di lui. Lui parlava e in maniera distratta mette i piedi, parte e comincia a sbilanciarsi, a venire giù. Io tranquillamente l'ho preso, l'ho riposizionato così, e lui, come se fosse normale, ha continuato il discorso come se non fosse successo Cioè, niente. avete fatto Se, una gag ma una praticamente, gag, ma se non ero io lì, involontaria. pigliava una zuccata di quelle storiche. Senti, il Festival della Commedia è importante perché in realtà festival sulle commedie non ce ne sono. C'è ancora questo pregiudizio duro a morire che la commedia è sempre quella cosa un po' leggera, che però i film seri sono altri? Ce la faremo a uscirne? Ma io penso che ci siamo già usciti abbondantemente, e in molti, mi ricordo anche Müller. Lo disse in una delle sue ultime edizioni di Venezia: "Ci vedete, abbiamo tante commedie, così Greggio non mi riporta il tapiro che gli portai agli inizi." E ormai tutti i festival più importanti hanno dedicato spazio alle commedie, i Nastri d'Argento addirittura hanno una sezione dedicata alla Come commedia, Golden Globe. i Golden Globe. Quindi credo che abbiamo fatto veramente una grande opera, perché quando abbiamo iniziato nel 2001 le commedie non entravano nelle manifestazioni, venivano guardate male, come dicevi tu, venivano considerate un po' serie B. In realtà la commedia è la serie A, è sempre stato il genere più amato dal pubblico, più visto, un genere che ha sostenuto gli altri generi,
e ha aiutato molti autori poi a debuttare, perché con la commedia si fa l'incasso e poi con gli incassi i produttori hanno potuto anche sperimentare e dare spazio a altri tipi di cinematografia. Quindi penso che la commedia abbia meriti il rispetto che sta avendo negli ultimi anni e soprattutto ha dimostrato negli anni la grande qualità. Se vogliamo, lo stesso Green Book comunque, pur essendo una storia vera, c'ha questa vena di racconto che è molto vicino alla commedia, ma è successo ovviamente per La La Land e per tanti altri film che abbiamo visto nel passato più recente. Non parliamo dell'Italia con Checco Zalone, che tra l'altro possiamo anche dire che le commedie non sono facili da fare, perché poi uno pensa alla commedia, in realtà la commedia fa ridere, come abbiamo insomma imparato nella commedia italiana, la grande canzone italiana, è difficile. Monicelli, lo sapevo. L'ultima domanda è il nome tutelare Mel Brooks, il tuo caro amico. Quanto ha contato quel rapporto, quell'amicizia nata tanti anni fa sulla nascita e sul proseguimento di questo festival? Ma guarda, sul festival diciamo non ha avuto un peso determinante, perché è nato soprattutto basandosi sulla commedia all'italiana, quindi abbiamo lavorato su Monicelli, su Sordi, che venne a trovarci subito la prima edizione, la Cardinale, venne la Lollobrigida, poi l'anno dopo venne Nino Manfredi, venne Bud Spencer, e poi abbiamo avuto tutto il cinema francese importante, i grandi registi, Zidi, un po' tutti sono passati da noi, quest'anno Patrice Leconte, abbiamo avuto tanti americani, Peter Bogdanovic, Landis. Quindi c'è stato veramente un passaggio di cinema di grande qualità. E credo che abbiamo fatto un'operazione più unica che rara. E il fatto che stiamo continuando ad andare avanti per noi, anche in un periodo difficile come questo, è stato un grandissimo successo. E Mel, l'hai visto poi? Sì, ci siamo visti a febbraio, aveva avuto un piccolo intervento chirurgico, insomma, per cui era un pochettino debilitato, però sempre con la sua ironia. E avrei visto anche il video che ha fatto con suo figlio Max, fantastico. Bellissimo. Quando hanno spiegato che anche a malincuore non bisogna, i più giovani non devono poi rientrare a casa e avere un contatto se non si è certi di essere assolutamente no Covid, perché poi glielo si porta e loro hanno meno difese, le persone più anziane poi hanno meno difese. E quindi quel video con Mel dietro al vetro che faceva solo le facce da cinema muto è stata fantastica e ha avuto milioni di visualizzazioni nel mondo. È verissimo. Allora, Ezio Greggio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E buon viaggio, allora altri, come si dice, altri 100 anni in questo caso. Assolutamente sì, se bastano, secondo me anche 200. Grazie mille.